voglio farvi una domanda. Secondo voi che cosa significa caratterizzare un territorio? Perché tutti ne parlano, il territorio di qua, il territorio di là, ma cosa vuol dire esattamente? Sembra quasi un concetto astratto che uno declina alla bisogna a seconda degli scopi che ha, più o meno nobili, più o meno interessanti. Io ho un mio personalissimo punto di riferimento, che è dato dalle azioni concrete, perché sono quelle a determinare i fatti e le situazioni. E qui in Valpolicella ci sono tantissimi elementi che rendono questo territorio riconoscibile e identificabile e anche inconfondibile, come le ville, le pievi, i vigneti stessi e le marogne, questi muretti a secco degli autentici capolavori dell'arte rurale, e sono dei patrimoni che secondo me andrebbero tutelati dall'UNESCO. E qui siamo a Sirresò, in uno dei paesaggi più belli della Valpolicella classica. Siamo a 500 metri di altitudine e qui il paesaggio è padrone della situazione. Vediamo il concetto di biodiversità, il bosco, il ciliegio, la vite, l'olivo, e l'aspetto più importante sono le marogne. Queste marogne che rappresentano un po' la nostra unicità, la nostra caratteristica. Ancora nel 1800 hanno cominciato a fare questi terrazzamenti, ma le hanno fatti a mano, ciottolo per ciottolo, tagliati, spezzati uno per uno e a secco. Cosa vuol dire a secco? A secco significa che ogni 5, 10, 15 anni bisogna rimetterli a posto, perché le radici delle viti o degli olivi o del ciliegio spingono e quindi cascano, quindi bisogna riprenderli, rimodularli e rimetterli a posto. Spese economiche incredibili, ma spese umane, di tempo, di giornate, di ore di lavoro incredibili, per dare a questo paesaggio un concetto di bellezza, di unicità, che solamente in Valpolicella possiamo avere, possiamo godere così bello. Quindi quando guardiamo un vigneto, un paesaggio, dobbiamo capire cosa c'è dietro. Non c'è solamente economia, ma c'è bellezza di un territorio che parla di vino, che parla di tradizioni e che parla di una cultura che ormai ha secoli di storia e che oggi ci rappresenta pienamente. La necessità di ricavare terre coltivabili rubandole alle pendenze, talvolta anche molto impegnative, delle colline della Valpolicella. È tutto questo che diventa uno strumento di gestione del territorio. Strutturale, perché le marogne e questi muretti a secco fanno da sbarramento, impediscono frane e smottamenti. E poi anche uno strumento di gestione sociale. Perché? Perché fino a qualche decennio fa questi terrazzamenti che ora vedete coltivati soprattutto a vigneto erano invece, ospitavano cereali, produzioni orticole. In pratica, da questi terrazzamenti, da questi lembi di terreno delimitati dai muretti a secco, dipendeva la sopravvivenza delle famiglie. E questo è un valore, secondo me, che si è radicato profondamente nelle generazioni, anche quelle che si sono succedute. È vero che dove c'è un bel paesaggio c'è anche il vino buono? Il legame fra vino e territorio è un legame indissolubile. Dietro un buon vigneto c'è un grande vino e quindi noi dobbiamo creare questo pathos che quando si apre una bottiglia di vino racconta un intero territorio, racconta un'esperienza che oggi è quello che il consumatore vuole e che noi produttori vogliamo comunicare attraverso l'enoturismo, che oggi è diventato uno degli aspetti più importanti. La Valpolicella non solo da consumare, ma da vedere, da girare in questi paesaggi, in queste unicità. Qui ci si sente veramente immersi in un ambiente unico, esclusivo, che solamente qui possiamo vivere assieme. Sicuramente a fine dell'Ottocento, primi del Novecento, in i momenti più difficili, era un momento solamente di coltivazione della vita, non avevano la consapevolezza di quanto valeva il paesaggio. Quando è nata la DOC nel 1968, lì le regole hanno cominciato a definire i punti, i CRU del vario territorio, le potenzialità di ogni territorio, ma adesso negli ultimi 20 anni, in cui il territorio ha avuto un grande successo, abbiamo ripreso a ricostruire questi terrazzamenti, queste marogne che prima erano andate abbandonate, perché se non c'è economia questi soldi, queste spese, questi impegni non si possono mantenere. Noi come cantina cosa abbiamo fatto? Li aiutiamo, addirittura la scorsa anno abbiamo fatto un corso per i terrazzamenti, per fare queste marogne a secco, perché sono belli da vedere, ma certo non sono facili da fare, occorre un'esperienza. Li chiamano i marognini, no? questi personaggi che oggi sanno scolpire pietra su pietra e costruire questi muri perfettamente
perfettamente perpendicolari e che ogni volta devono essere rimessi a posto. Noi li aiutiamo a conservare il paesaggio, perché paesaggio vuol dire buon vino, una buona qualità e un buon stile di vita, perché dove c'è un bel paesaggio si sta bene, si vive bene, e oggi la qualità della vita è l'elemento che tutti noi cerchiamo. Io credo che il successo dei vini della Valpolicella dipenda da tutti questi elementi, oltre che naturalmente dalla qualità degli stessi. Ma nelle pievi, nei monumenti, nelle ville, nell'assetto del territorio, nel cibo, va letta una operosità silenziosa che si è sedimentata nel corso dei secoli, diventando cultura, bellezza, unicità. E i testimoni, o meglio, i testimonial di tutto questo sono proprio i contadini, perché sono stati loro a scriverla questa storia, ed è una storia che riascoltano ogni giorno andando nei campi. È che, come spesso succede, se ne parla fugacemente, come fosse un dato di fatto, scontato, che esiste, per carità, ma poco altro. E invece tutto questo si ritrova in ciò che oggi maggiormente caratterizza la Valpolicella, che nasce proprio dalle loro mani, ovvero il vino. Dopo, ho detto dopo. Dietro qualsiasi bottiglia che noi stappiamo, c'è la fatica dell'uomo che coltiva il vigneto, ci sono migliaia di contatti, perché ogni bottiglia stappata viene comunicata, trasportata. Tutte le persone che entrano nel circuito produttivo fanno parte di questo successo, e quindi questo rappresenta un'economia di un intero territorio che oggi la Valpolicella ha generato, e che è partita in un momento di grande difficoltà e oggi, nel 2021, rappresenta una delle denominazioni a livello mondiale più importante, perché l'Amarone, a livello assieme col Barolo e col Brunello, rappresentano il tris di vini italiani e di vini mondiali oggi più riconosciuti nel mondo. Una cantina sociale è una cosa diversa da un'azienda, o un'azienda diversa? Ma secondo me cantina cooperativa o cantina sociale è una grande azienda agricola nel concetto più pieno della parola, perché è composta da 250 viticoltori di media e piccola dimensione, che da soli non potrebbero affrontare il mercato e che hanno sostanzialmente delegato la capacità di commercializzazione, di produzione alla cantina, e loro si sono dedicati alla parte che conoscono meglio, la conduzione del vigneto, la produzione di uva, e da qui nasce un contatto intimo fra cantina e viticoltore, che i due aspetti si coniugano in una maniera indissolubile, e la cantina invece cerca di trasportare queste miriade di vigneti che noi, avendo 250 viticoltori, abbiamo oltre 500 crù diversi potenziali. La cantina ne ha sviluppate oggi una ventina, ma ne ha la possibilità di svilupparne molto altro, di cercare di trasportare queste potenzialità all'interno di questi vigneti direttamente nel consumatore. Quindi, diciamo, è una filiera cortissima. Il consumatore può dire di comprare direttamente dal nostro viticoltore. Cos'è la Valpolicella per Daniele Accordini Uomo? Beh, il luogo dove sono nato, dove è nato mio padre, dove è nato mio nonno, dove lavoro. Per me sono solamente qui a Cantina di Negrà, sono oltre 33 anni di storia, di emozioni, perché in questi 33 anni siamo passati da un momento di grandissima crisi, 1988 post metanolo, a uno dei momenti di maggior successo. 30 anni fa i viticoltori, gli enologi come me, erano solamente considerati persone normalissime, comunque persone che non erano al centro dell'attenzione. Oggi i viticoltori, gli enologi, siamo diventati protagonisti, i difensori di un territorio, i difensori di una cultura che vogliamo trasmetterla ai nostri figli. E poi c'è Ada, che è un altro simbolo della Valpolicella, quella del cibo e della tradizione. Sì, perché la fedeltà di ciò che un territorio racconta ha una controprova, sempre immediata e talvolta impietosa, direttamente nel piatto. E Ada è una ristoratrice storica, vulcanica, che qualche tempo fa ha accettato una sfida, quella di essere la portavoce gastronomica della cantina, incaricandosi di gestirne l'osteria di campagna. A modo suo, ovviamente. Osteria di campagna vuol dire che usiamo prodotti locali, che abbiamo molto rispetto per le stagioni, che abbiamo un'attenzione alle tradizioni, ma cerchiamo di farne di nuove, di crearne di nuove, quindi di mettere insieme delle combinazioni nei piatti, per esempio, che ci consentano di dare
quel punto di luce, quella combinazione, quella malizia forse che ci consente di fare anche accostamenti usando i nostri prodotti, fare accostamenti un po' provocatori, che ci consente di giocare. Ad esempio? Ad esempio, ci stiamo esercitando, stiamo lavorando molto con il pesce. Il pesce che è una prerogativa dei vini bianchi come accompagnamento, e noi studiamo, cerchiamo di mettere a punto delle combinazioni che ci consentano di abbinare invece vini rossi, che sono il nostro cuore. Quindi un branzino, che è un pesce grasso, attraverso la mediazione di una maionese allo zafferano, una verdura di stagione, in questo periodo ci sono per esempio i bruscansi, è proprio una mediazione che ci consente di avvicinare un vino rosso con grande interesse. Funziona? Molto. È uno stimolo, è un gioco, e dà una vivacità diversa e soprattutto si slega dalla idea classica che abbiamo della cucina tradizionale, un po' grezza, un po' pesante, e ci dà la possibilità di diventare attuali, no? Di proporre una cosa nuova che si vede poco, che non si è vista, di studiare, di continuare un processo che parte già dall'obiettivo di cantina di idealizzare, di promuovere, di mettere sul mercato prodotti nuovi, e noi cerchiamo di seguire questo spirito con la cucina. Ti reputi un po' una rivoluzionaria delle tradizioni o sei una a cui piace molto giocare con i sapori? Ho un'età, mio caro, per cui rivoluzionare queste cose non mi appartengono più. E mi piace invece moltissimo il gioco, mi piace molto il gioco, e mi piace una cosa che considero da sempre molto personale, è il lavorare insieme. Adam, ma quanto ti godi tu in cucina? Da morire, mi piace. E ti dirò che questa esperienza, che arriva ovviamente, no? Vedi a quanti anni ho, è davvero il misurare, il valutare anche per me stessa tutto il lavoro fatto, se è servito a qualcosa. È bellissimo, mi piace molto.